Va ora in onda 3 minuti con... Conduce Mirko Zebrone. Ultima giornata del regular season di Serie 2 femminile, ne parliamo con Elisa Cella. Obiettivo Rinascimento Vicenza, Risarcimento Vicenza, prima che mi ammazzano da Vicenza. Ciao Elisa. Ciao. Senti, battaglia tosta mercoledì sera e un'altra battaglia vi aspetta questo weekend con Pavia che è riuscita a fermare su Alta Grec Saugera Monza, che è la vostra avversaria per la prima piazza nei playoff. Sì, ci aspetta, diciamo che è stata una settimana molto intensa, perché anche domenica scorsa abbiamo fatto beh 5 set, e in queste ultime giornate diciamo che da parte Bolzano e qualche altra posizione tutte si giocano qualcosa, una posizione o nei playoff o per salvarsi, quindi veramente giocare fino all'ultimo un campionato con queste incertezze da una parte è molto stimolante, dall'altra comunque è tosta, però noi siamo pronte per affrontare l'ultima partita perché vogliamo agguantare il secondo posto. Senti, gli avversari che si giocheranno dalla piazza sotto Rovigo sono tante. E tu hai detto in tante interviste la 2 è difficile indipendentemente dalla classifica riperta dalle squadre. Se potessi tu scegliere la formazione da affrontare al primo turno dei playoff, quale sceglieresti? Guarda, noi tanto arrivando secondo o terze andiamo direttamente in semifinale, quindi il primo turno lo saltiamo. Ti dico la verità, cioè potessimo in eventuale semifinale non incontrare Trento, che è un po' la nostra veste nera, diciamo che non mi dispiacerebbe, però sappiamo che comunque i playoff sono un campionato a sé, e quindi arriva a un certo punto quello che è stato fatto in precedenza viene cancellato, quindi noi aspettiamo, vediamo il primo turno e aspettiamo, chi ci tocca ci tocca. Non ti ho fatto la domanda, l'aspettativa sul match che vi aspetta. Non ti faccio fare pronostici perché tu sai benissimo. No, ma io sono la prima a non saperli fare, quindi... No, è sicuramente una partita molto difficile. Noi all'andata abbiamo perso Pavia e loro si sono rinforzati con la Brussa. E come ho detto prima, devono giocarsi l'accesso ai playoff, quindi non sarà affatto facile, però noi giochiamo in casa, contiamo su quello, contiamo nel recuperare le forze e dare battaglia, perché noi veramente siamo pronte, orgogliose, siamo cariche per arrivare al secondo posto. Senti, per chiudere, sai benissimo che il mese prossimo inizia Expo. Tanto mangiare, tanto ben di Dio, e i cibi, tanti cibi buoni li troviamo nella tua regione, la Toscana. Quali ci consigli? Beh, la Fiorentina, ovviamente, però per chi invece è vegetariano, vegano, lì si fa un po' più fatica, però io da buona Fiorentina una bella bistecca di quelle, per me è il top. Però sono sicura che ovunque vai stai bene. Io ti ringrazio, grazie per esserti prestata al programma 3 minuti con, e appuntamento alla prossima. Ciao, grazie a voi.